Comune e Comunità Montana del Matese, Coldiretti e Protezione Civile insieme per combattere il coronavirus attraverso una capillare sanificazione delle strade di tutta la città, numerosi mezzi in campo, diverse centinaia di litri di disinfettante impiegato che hanno bonificato, si spera, efficacemente la città per far fronte alla forte pandemia che ci assale ormai da numerose settimane. Importante in questa emergenza anche il ruolo della Protezione Civile. Il responsabile ci spiega come. Con la sanificazione per le strade cittadine come stasera, che la stiamo facendo in collaborazione con la Coldiretti, Protezione Civile e Comunità Montana del Matese. Quindi periodicamente stiamo cercando di fare la sanificazione delle strade, maggiormente dove ci sono i punti di affollamento giornaliero, cioè davanti le banche, gli uffici pubblici, perché là è il punto più critico, non trascurando le zone, diciamo, agricole. Questo è quanto riguarda la sanificazione delle strade. Invece, per quanto riguarda le altre collaborazioni che stiamo dando all'amministrazione in questa emergenza, stiamo cercando di fare l'assistenza agli anziani con la fornitura di medicine, ma prettamente i malati immunodepressi, cioè coloro i quali hanno le difese immunitarie basse, causa malattie, tumori, carcinomi, quant'altro, e quindi non possono affrontare questa la strada e quindi la fila in farmacia e queste cose che per loro sarebbero molto, diciamo, pericolose. Chi logicamente ha bisogno di mettersi in contatto con noi per qualsiasi, diciamo, esigenza può recuperare sia dai volantini che sono in giro i nostri numeri telefonici, oppure chiamare i vigili urbani, al sindaco stesso che ha dato la sua disponibilità e ha posto il suo numero telefonico pure su Facebook, sui social. Tramite telefono cerchiamo di svolgere tutte le operazioni possibili. In questo momento così difficile per l'Italia e per il nostro paese, mi corre l'obbligo di ringraziare innanzitutto tutto il gruppo di Protezione Civile, perché sono ragazzi disponibili, sempre a disposizione per aiutare il prossimo. La Coldiretti, che si è messa a disposizione, come avete visto, per dare una mano, e la Comunità Montana, che ogni volta che noi chiamiamo per usare mezzi per fare sanificazioni per il paese, sono sempre a disposizione. Un grazie da parte mia e di tutta l'amministrazione comunale.